sul sipario. Oggi vi parlerò di Sofocle, uno dei tre grandi tragediografi greci insieme ad Eschilo e Euripide. Le innovazioni che Sofocle introdusse e che gli fecero guadagnare almeno 20 trionfi riguardano molti aspetti della rappresentazione tragica, da dettagli più insignificanti, come i calzari bianchi e i bastoni ricurvi, fino a riforme più dense di conseguenze. Introdusse un terzo attore, che permetteva alla tragedia di moltiplicare il numero di personaggi possibili, per avere di conseguenza una maggiore articolazione dei rapporti interpersonali ed una nuova scioltezza dinamica del ritmo teatrale. Aumentò a 15 il numero dei coreuti, ruppe l'obbligo della trilogia, rendendo possibile la rappresentazione di drammi autonomi ed introdusse l'uso di scenografie. I cori tragici sofoclei si defilano dall'azione. Partecipano sempre meno attivamente e diventano piuttosto spettatori e commentatori di fatti. È di Sofocle l'introduzione del monologo, le lunghe tirate che permettono all'attore di mostrare la sua abilità e al personaggio di esprimere compiutamente i propri pensieri. La psicologia dei personaggi si approfondisce, emerge un'inedita analisi della realtà e dell'uomo. Sofocle tentò di togliere l'enfasi ai suoi personaggi per restituirgli completamente la drammaticità di un mondo descritto come ingiusto e privo di luce. Gli eventi che schiacciano l'esistenza degli eroi non sono in alcun modo spiegabili e giustificabili, e in questo possiamo vedere l'inizio di una sofferta riflessione sulla condizione umana ancora attuale nel mondo contemporaneo. I suoi eroi erano immersi in un mondo di contraddizioni insanabili, di conflitti con forze inevitabilmente destinate a travolgerli. Il suo contributo originale allo sviluppo della tragedia greca fu rappresentato dall'accentuazione dell'umanità dei personaggi, che avevano tutti in sé qualcosa di guasto, una tabe fisica e psichica. I personaggi sofoclei erano anche generosi e buoni, ma erano smisuratamente soli e portati alla tragedia dal male che avevano in sé. Ciò nonostante non apparivano mai schiacciati del tutto dal fato, ma proprio nella vana lotta contro di esso ricevevano una piena dimensione umana, portatrice di un destino di dannazione e contemporaneamente di gloria. Sofocle scrisse, secondo la tradizione, ben 123 tragedie, di cui ne restano soltanto 7. Aiace, Antigone, Le Trachinie, Edipore, Elettra, Filottete, Edipo a Colono. Ed infine possediamo circa la metà di un dramma satiresco, I cercatori di tracce. E con questo vi saluto e vi rimando alla prossima puntata.